Allora iniziamo subito, come sempre, con la rubrica curata dall'amica Silvia Pagni. Oggi con l'oroscopo musicale per parlarci, o meglio, è il compleanno di un grandissimo musicista. Stiamo parlando di Gaetano Donizetti. Bentornati cari amici dell'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno, pensate, di uno dei più grandi compositori italiani, tra gli operisti dell'Ottocento più celebre. Grandissima opera, l'Elisir d'amore. Il 29 novembre del 1797 a Bergamo nasceva Gaetano Donizetti. Scrisse poco meno di 70 opere, oltre a numerose composizioni di musica sacra e da camera. Le opere di Donizetti, oggi più sovente rappresentate nei teatri di tutto il mondo, sono l'Elisir d'amore, Lucia di Lammermoon e Don Pasquale. Nato da una famiglia di umile condizioni e molto povera, quindi di 6 figli, padre guardiano al Monte dei Pegni, Andrea Donizetti, e madre tessitrice, Domenica Nava. Così come il fratello Giuseppe, anch'egli futuro compositore, fu ammesso a frequentare le lezioni caricatevoli di musica tenute da Giovanna Simone Maier. Dimostrò ben presto un talento notevole, riuscendo a rimediare alla modesta qualità della voce. Era necessario svolgere egregiamente il servizio di cantore per poter proseguire i corsi gratuiti con i progressi dello studio della musica. Conobbe Vincenzo Bellini e ne scrisse alla morte la messa da Requiem, che venne eseguita per la prima volta solo nel 1870 nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Fu proprio Maier ad aprire all'allievo prediletto le possibilità di successo, curandone prima la formazione e affidandolo poi alle cure di Stanislao Mattei. A Bologna, dove proseguì gli studi musicali, Donizetti scrisse la sua prima opera teatrale, Il Pigmalione, che sarà rappresentata postuma e interessanti composizioni strumentali e sacre. Qui, fra gli altri amici, ebbe modo di legarsi al musicista e patriota Piero Maroncelli, forlivese. Ancora il maestro Maier, con l'amico Bartolomeo Merelli, gli procurò la prima scrittura per un'opera al Teatro San Luca di Venezia, l'Enrico di Borgogna, che andò in scena il 14 novembre 1818. Donizetti esordì il 12 maggio del 1822 con La Zingara, opera semiseria sul libretto del Tottola. In sala era presente Vincenzo Bellini, che rimase ammirato della scrittura contrappuntistica, ma in seguito non ricambiò la stima profonda che Donizetti aveva per lui. Fu nel 1830 con L'Anna Bolena, scritta in solo 30 giorni per il Teatro Carcano di Milano, che Donizetti ebbe il primo grande successo internazionale, mostrando una piena maturità artistica. Particolare curioso, dopo il successo dell'Anna Bolena, Maier gli si rivolse chiamandolo maestro. Il rapporto di affetto e stima tra i due compositori rimase saldo fino alla morte. Di qui in poi la vita professionale di Gaetano Donizetti andò a gonfie vele, ma non mancarono i fiaschi, intrecciati a vicende familiari che non gli risparmiarono nessun dolore, spesso proprio nei momenti di maggior gloria e successo. Nel 1822 divenne direttore al Teatro San Carlo di Napoli, dove presentò ben 17 opere in prima esecuzione, fra cui il suo capolavoro, La Lucia di Lammermoor. La prima di questo grande capolavoro fu veramente un trionfo. L'anno fu applaudito alla Fenice, ma fu anche molto sfortunato per la morte del padre, della madre e della seconda figlia. 2 anni dopo sarebbero mancate anche la terza figlia e la moglie, che morì di colera il 30 luglio 1837.
La sua tristezza traspare chiaramente dalle lettere inviate al cognato e all'intimo amico Antonio Toto Vasselli. Solo una settimana dopo la morte della moglie Donizetti scrive così: «O Toto mio, fa che il mio dolore trovi un eco nel tuo, perché ho bisogno di chi mi comprenda. Io sarò infelice eternamente. Non scacciarmi, pensa che siamo soli sulla terra. O Toto, scrivimi, per carità, per amore del tuo Gaetano, senza padre, senza madre, senza moglie, senza figli, per chi lavoro dunque? Tutto, tutto perduto». La sua tomba si trova nella Basilica Santa Maria Maggiore di Bergamo. E anche oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Io vi auguro veramente un buon pomeriggio, vi abbraccio a tutti, ci sentiamo domani, ci vediamo domani. Ciao da me, Silvia Pagni.